Terzo giorno di viaggio, buongiorno a tutti. Sono a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Vi racconto cosa è successo ieri. Dopo aver dormito a San Vito dei Normanni, abbiamo deciso di andare verso Brindisi perché avevamo bisogno di comprare alcune cose. Ci mancava il letto insieme alla pompa per gonfiare, ci mancavano un altro po' di cianfrusaglie come per esempio il fornelletto da campagna, e allora siamo andati verso il Decathlon. Ma ahimè, ieri, 1 di maggio, era la festa dei lavoratori, quindi era tutto chiuso. Ora che fare? Ci arrangiamo. Quindi io e Mimia siamo andati a Ostuni, la città bianca, una città bellissima. Non capisco perché non sia patrimonio dell'umanità. Abbiamo passato un pomeriggio stupendo, ma è stato il giorno delle dimenticanze. È iniziata la mattina all'ex Fadda, dove abbiamo dormito, abbiamo dimenticato shampoo e bagnoschiuma. E va bene, ne compreremo altri. Abbiamo iniziato a fare dei video e abbiamo dimenticato il treppiedi la prima volta. E la seconda volta Mimia ha dimenticato la borsa. Meno male che quattro turisti ci facevano borsa, e quindi meno male l'abbiamo recuperata. Abbiamo perso il tappo della benzina, ce l'hanno rubato, hanno cercato di forzarlo e quindi adesso non ce l'abbiamo più. Domani mattina devo andare a comprarne uno nuovo. È finita la giornata che non avevamo voglia di restare lì a Ostuni, e quindi siccome questa sera ho una presentazione a San Marzano, abbiamo deciso di fare questi 40 km ed arrivare qua. Abbiamo dormito qua anche perché abbiamo trovato un nuovo amico, si chiama Angelo, è una persona eccezionale, ci ha aiutato dal primo momento, siamo venuti qua, ci ha offerto la birra, ci ha regalato, o meglio ci ha dato in comodato d'uso, due sacchi a pelo, perché non avendo ancora il letto abbiamo dovuto dormire all'interno del Biblovan e soprattutto abbiamo dovuto dormire sul suolo, quindi non era troppo comodo, e due sacchi a pelo ci hanno fatto un po' più di spessore e adesso abbiamo la schiena meno dolorante, ma comunque dolorante, perché non è che fosse il massimo della comodità, ma grazie a Angelo abbiamo dormito in una maniera un po' più comoda. Questa mattina abbiamo tanto ma tanto lavoro da fare, perché organizzare le presentazioni da qui al futuro c'è bisogno di tempo. Ci imbuchiamo in qualche bar, ci laviamo i denti, ci laviamo anche un po' le ascelle e cerchiamo di lavorare abbastanza. E stasera mi attende una presentazione fantastica, secondo me sarà una delle più belle, nella biblioteca San Carlo Borromeo, nel centro parrocchiale, perché è stata organizzata in due giorni. Perché non la facciamo? Ma perché no? Via, facciamola. Hanno stampato i manifesti, hanno stampato tutto nel giro di 3 ore, quindi vediamo cosa ci aspetta. Sicuramente sarà un qualcosa di frizzante. E ancora una volta grazie Angelo, ciao, a domani.